Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, siamo tornati qui su Call of Duty Black Ops 2. Oggi un'altra partita con una nuova classe, ve la farò vedere, questa KSG, con estrazione rapida e canna lunga per più portata e mira più veloce. Secondaria K40 che è una pistola mitraglietta con modalità doppia, cioè ne posso tenere due in poche parole. Solità inflessibile perché ha più ricompense, prestigiatore per scambiare prima le armi. Non mi ricordo perché non è vero che si scambia prima le armi prestigiatore. Si scambia le armi più rapidamente e poi si ha il tempo delle granate. Destrezza invece mira più veloce dopo la corsa. Posto. E granate, bouncing betti e stordente, direi che se tutti con il deathmatch a squadre su Slams, partita da 15 minuti. E niente, direi che il video comincerà così. 15 minuti tranquilli. Allora, sto per finire la scuola, ma ho calcolato mancano 32 giorni esatti contando oggi. Poi dipende perché nell'università di solito è diverso, quindi potrebbe mancare sia più che meno giorni. Poi esame a parte. Non saprei. Comunque, sono normali, 32 giorni. Scuole normali fino a un certo punto. Notare la mimetica rosa a fiori che fa molto odiente questa mimetica. Però sti, che posto sono nato? Mamma mia. Bene, dunque, a parte la scuola che sta finendo, in questo video vi parlerò anche, visto che è uscito Call of Duty Ghost, di come io veda Call of Duty Ghost. Allora, non ho portato video perché principalmente non ce l'ho, però ci ho giocato perché un mio amico l'ha comprato e visto che si poteva giocare in due contro i bot, lo portava quassù e ci facevamo le partitelle. Ora, a parte dire le solite cose che dicono tutti, che Ghost a metà della vita, e questa cosa è anche abbastanza fastidiosa perché chi è abituato con la vita doppia, che ti arrivano due colpi dietro e muori, di certo non è una cosa positiva. Voglio dire, fa anche un poco di rabbia. Questo non l'ho mai beccato, assurdo. Fa anche un poco di rabbia che tu stai lì, cammini tranquillo e una mitraglietta doppata con due colpi ti manda in quel posto. Tizio. Poi altra cosa, a parte che i cani, è diventato il cane. C'è una volta quando chiamavi i cani le peggio stragi. Adesso ne chiami uno, ti fagli compagnia. Però 4-2 che schifo. Vabbè, che è un KSG, però 4-2 giocando facile fa un pochino schifo. Tipo da qua dove vado? O dunque, certo, di cose positive ci sono, tipo la chem, perché diversamente dalla nucleare non fa più la fine della partita, quindi se uno è bravo ne chiama anche due o tre. Fa proprio la peggio serie di uccisioni. E quella cosa ci può anche stare. Almeno le partite durano di più, si fanno più punti. Però ciò non toglie che la mitica nucleare, che tu la lanciavi e finiva la partita, la gente o ti insultava o ti diceva come cavolo facevi. Perché giustamente lui mi accoltella. Lui mi accoltella. No, va bene.
cosa del cavolo. Mamma mia, questo non mi ha accoltellato. Poi, altra cosa importante è la Treyarch che ha fatto appunto Black Ops 2. Perché è cambiata? Perché alla gente non piaceva la Treyarch, c'è stata sempre l'Infinity World e tutti volevano l'Infinity World. Il problema è che l'Infinity World ha cambiato staff e si sono ritrovati quattro pesci lessi a dover fare FPS che non avevano mai fatto FPS. Giustamente cosa fanno Ghost? Non so se hanno fatto anche MV3, quelli che erano arrivati. Perché la Treyarch è da un po' che è cambiato. Di già? Assurdo. Ah, cosa ti capita? Vedi come è che non uccide. Beh, a parte mie impressioni. No, non ho ancora finito di dire le impressioni. Perché reputo Black Ops 2 un gioco migliore rispetto a Ghost? Le mappe, si sa che dicendo su internet Black Ops 2 è le più, che schifo, neanche uno, Black Ops 2 è le più belle. Sì, però il fatto che io non lo becchi neanche una volta, o sto KSG troppo preciso oppure troppo scarso, ma vabbè. L'ho usato per la prima volta io e mi ci sono trovato bene, ho fatto anche le peggio uccisioni. Non lo becco! Mamma mia! Comunque, a parte le mappe, perché Black Ops 2 è tanto bellino? Tralasciando la vita, tralasciando le armi, tralasciando la serie di punti per le ricompensazioni invece che il numero stesso di uccisioni. Ragazzi, gli zombie, porca miseria. Cioè io penso che Call of Duty è diventato famoso quando ha fatto gli zombie, no? Perché mi ci devi mettere quei cavolo di alieni che non hanno il minimo stile? Sei stato sempre con gli zombie. Erano ancora! Erano tanto belli. Bouncing Betty. Erano tanto bellini. Perché cavolo devi mettermici gli alieni, le armi non più potenziabili? Ma dai, ma due volte nessuno di colpo fulminante, non è possibile! La zia Peppa! Cioè, voi cosa ne pensate? Non so se avete mai visto Estinzione, con quei cavolo di alieni, non per potenziare le armi, non hai potenziamenti tu, come su zombie. Mi piacerebbe anche sapere la vostra, poi tipo vi diranno non abbiamo mai giocato né a zombie né a estinzione, non sappiamo cosa cavolo sia, pazienza, io sto facendo veramente schifo. No, 23-6 è buono alla fine, se solo colpo fulminante avesse avuto effetti. E la Peppa! Non è possibile! Un minimo!
Poi che di che altro vi potrei parlare? Non mi dica lo stesso, non mi dica. Ma quello un'altra casa non ce l'ha, deve venire proprio lì a rompere. Mamma mia. Dov'è? Dov'è? Lo devo uccidere. Essere inutile. Fai tanto il ganso con la mitraglietta. Prenditi un fucile a pompa, vediamo quante uccisioni fai. Allora, tre vo... No, è un altro. È un altro, è un altro. Di fastidio, perché giustamente quando vedi certe cose che fanno i ganzi con le mitragliette, sì, sto zitto, non mi va di, ma sono cose normalissime. Dunque, mancano 5 minuti. La faccenda si fa interessante. Qua senza... Oppala! Certo che colpo fulminante è stata una delusione oggi. Cioè, veramente, non... due volte nessuno. Allora me lo lasci a me, porca miseria! Almeno Assis non l'ha neanche colpito! Questo alleato. Dopo che ci sono sto fucile? Cioè devi proprio mirarci sopra, se no non si è colpito. Ok, non vogliono farmi fare uccisioni, i miei alleati. Che il drone si suicida come una... Non comment. In questi ultimi 3 minuti riuscirò ad avere colpo fulminante e a fare un'uccisione di colpo fulminante? Cosa mi dici di no? Hanno già distrutto l'uomo. Non tradirmi ora. Almeno uno. Almeno uno. Non è possibile. 3 volte. 3 volte. Ne ha uccisi 0, 3 volte. Ma dov'è la gente su questa mappa? Tu hai finito. Questo è alleato. Mamma mia. Neanche lo col... Sì, vabbè, ma i quickscope di KSG. Roba stilosa. Qui lo tempo sai il KSG alla fine. Ecco, cosa importante. A parte tutti fra Ghost, Black Ops 2, voi vi divertite, cioè l'importante è quello, cioè io qua mi sto divertendo a bestia, sto giocando a facile, bravo Drone, sto giocando sì a facile, ma sto anche divertendo.
Questo l'ho fiaccato prima che lui fiaccasse me. Oh, ma che cribbio, sempre. Quanta volta, vediamo se stavolta mi uccido uno. Io mi rifiuto di crederci. Mi rifiuto di crederci! 4 volte su 4! Ma non è possibile, no? Ditemi voi se non... Male questo... Come cavolo l'ho preso alla testa? Qua ci resto, qua ci resto, qua ci resto, qua ci resto, qua ci resto. Ci sono restato. 40-10. Colpo fulminante del cavo, potevo stare a 50 per colpa tua! Non è possibile 0 uccisioni su 4, ma dico almeno una! Il contentino! Neanche l'ultima uccisione! La zia Peppa. Comunque ho fatto questo video perché zombie non ve l'ho potuto portare. Purtroppo ho avuto problemi. O meglio, il mio amico ha avuto problemi. Lui gli spara alle gambe e lo uccide. Va bene. 40-10. Colpo fulminante del cavolo. E beh, voi dite cosa? Caduto il joystick. Funziona ancora. Sì, funziona ancora. Voi ditemi cosa ne pensate. Cosa volete fare? Buone vacanze, adesso è Pasqua, ci sono le vacanze. E niente, prossima partita spero zombie, in compagnia. E se volete qualche ricompensa uccisione di queste, ditemelo, io ci provo a chiamare, ci provo. Finora il mio massimo è stato il Weedle, questo qua, che è una figata. Vi farò vedere anche le ricompense potenti una volta. Detto questo, arrivederci.